Sono stati trasferiti al carcere messinese di Gazzi in attesa dell'udienza di convalida i quattro palermitani, tutti già noti alle forze dell'ordine, arrestati ieri mattina dai carabinieri della stazione di Capo d'Orlando e della compagnia di Santa Catamilitello poco prima di assaltare un furgone portavalori che stava per consegnare all'ufficio postale di via Consolare Antica a Capo d'Orlando i soldi per il pagamento delle pensioni. In manette sono finiti Onofrio Palazzolo, 48 anni, Daniele Visconti, 45 anni, Salvatore Visconti, 55 anni e Gaetano Licata, 65 anni, mentre un quinto complice viene attualmente ricercato poiché sarebbe riuscito a fuggire al momento dell'intervento dei militari. Ma dalle carte dell'indagine emerge anche altro. I carabinieri infatti hanno denunciato a piede libero un orlandino, anche egli con precedenti, che secondo gli inquirenti sarebbe il basista del gruppo ed avrebbe fornito ospitalità ai rapinatori che preparavano il colpo ed avevano rubato due autovetture, una Fiat 1 a Capo d'Orlando ed un'altra auto a Tortorici. La 1 usata per appostarsi a poche decine di metri di distanza dall'ufficio postale e la seconda vettura trovata ieri pomeriggio dai carabinieri in un parcheggio nei pressi della chiesa di Sant'Antonio. Il basista sarebbe un giovane che abita al confine tra i comuni di Capo d'Orlando e Naso. Gli arrestati, dopo le formalità di rito presso la caserma dei carabinieri di Santa Catamilitello, nel pomeriggio sono stati trasferiti al carcere messinese di Gazzi in attesa della convalida, dalla quale si capirà anche il momento in cui i carabinieri hanno scoperto il piano del gruppo e i collegamenti col giovane basista locale.